Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video ed oggi sono qui perché ho deciso di fare per voi un video che mi è stato richiestissimo su Instagram quando ho messo praticamente una foto del prima e del dopo di una delle mie foto al mare che ho fatto in vacanza, in particolare a Minorca. Ovviamente il metodo che vi farò vedere per modificare le foto non vale solamente per delle foto al mare, ma tranquillamente può essere utilizzato anche per delle foto in montagna, per delle foto in un prato, per delle foto in città. Insomma, è semplicemente un metodo che vi fa capire come andare a modificare le foto. Ci tengo assolutamente a dire che io non sono una professionista, quindi ovviamente posso dirvi delle cose sbagliate. Io vi dico semplicemente ciò che faccio per le mie foto, quindi se vi piace questo metodo potete utilizzarlo. Se sto sbagliando qualcosa fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ho fatto anche un altro video su appunto come modificare delle foto, però mi è stato criticato che fosse troppo lungo, quindi in questo video cercherò di stringere tutte le informazioni che posseggo. Quindi se non mi vedete particolarmente prolissa nello spiegarvi qualcosa è semplicemente perché non voglio fare questo video lunghissimo e non voglio che vi annoi. Esce il sole, io divento bianca. E se ne va via il sole, io torno grigia. Non è un mio video se non cade qualcosa. Quindi partiamo. Cosa vi serve per modificare le vostre foto? Ovviamente un cellulare su cui avrete la foto e in particolare un'applicazione. Vi farò appunto questo video su questa applicazione specifica che si chiama Lightroom. Di base è gratuita, ci sta anche la versione a pagamento, l'abbonamento, ma in questo caso non ci servirà, quindi vi farò vedere proprio come modificare le foto in maniera anche gratuita oltre che semplice. Per farla identica alla foto che vi ho fatto vedere su Instagram e che ho postato su Instagram, mi sono scritta qua i valori, appunto proprio per non andare a farla in maniera diversa, quindi se mi vedete leggere qualcosa è appunto questo foglio qui dei valori. La prima cosa che vado a fare nel momento in cui vado a modificare una foto sono i colori, perché sono diciamo l'upgrade della modifica di una foto. Tutti noi sappiamo un po' modificare le luci, i contrasti, magari la saturazione della foto in maniera totale, però quello che appunto cambierà fondamentalmente l'editing della nostra foto sarà andare a modificare i colori singolarmente, proprio per dare un aspetto come ce la immaginiamo noi o semplicemente come è più vicina alla realtà, ma che magari la foto non è riuscita a catturare proprio i colori esatti come nella realtà. Comunque quello che vado a fare è andare quindi in primis su colori e in particolare su mix. Tutto il mio metodo di modificare le foto si basa sul andare a destra e a sinistra di un determinato valore per vedere come sta meglio nella foto. Quindi, ad esempio, partiamo con il rosso. Nella prima fila possiamo decidere se il colore preso in questo momento in particolare, quindi il rosso, debba virare o più verso il fucsia o più verso l'arancio, e come potete vedere in questo caso praticamente il mio costume cambia completamente colore. Io ovviamente questa foto l'avevo già modificata, quindi so già i valori che andrò ad applicare. L'unica cosa che dovete fare voi, a differenza di quello che faccio io, è semplicemente andare a verificare se è meglio che il valore vada verso sinistra o vada verso destra, che è quello che ho fatto io la prima volta che l'ho modificata. Ora ovviamente so già dove andare con i valori perché me li sono scritti e perché voglio presentarvi poi l'editing della foto esattamente come quella che ho messo su Instagram e non magari farvi una foto leggermente diversa. Quindi in particolare, allora, del primo non cambia nulla perché mi va bene che il rosso sia sul rosso e che non viri né verso l'arancio né verso il fucsia. Quello che vado a cambiare del rosso è la saturazione. La saturazione l'aumento un pochino e la metto verso più 35. Poi vado sull'arancio. Dell'arancio fondamentalmente non cambio niente perché comunque il colore della mia pelle, perché è quello che va a cambiare la maggior parte delle volte l'arancio, il colore della pelle mi va bene così. Ovviamente potrei farmi più rossa, come potete vedere, più gialla, non ha senso cambiare questo valore perché poi sembreremo un alieno. Per quanto riguarda il giallo è il colore che fa competenza al bianco nel momento in cui ci sono delle luci. Di conseguenza noi vogliamo che appunto non ci sia il giallo, ma che le luci siano belle bianche forti, perché in questo caso appunto sarà quello che darà l'aspetto cristallino all'acqua. Quindi quello che vado a fare innanzitutto è diminuire la saturazione. Quindi diminuisco la saturazione, ad esempio meno 60, e poi, visto che posso scegliere che il giallo vada un po' più sull'arancio oppure un po' più sul verdino, vado a scegliere che vada un po' più sull'arancio, in modo tale che quelle sfumature che stanno sulla pelle tendano a diventare sempre appunto un po' aranciate. Il verde possiamo dire che sia uno dei colori principali di questa foto, perché come potete vedere l'acqua è verde, ma noi non vorremmo fosse verde, noi vorremmo fosse azzurra. Di conseguenza quello che vado a fare innanzitutto è portare il primo valore completamente al 100% verso l'azzurro, e questo darà completamente un aspetto diverso alla foto. Come potete vedere, dall'acqua verde giallina
cane che dà fastidio, dall'acqua verde giallina all'acqua azzurra. Anche qui la saturazione la vado ad abbassare, perché comunque non voglio che l'acqua sia una cosa completamente innaturale, perché ovviamente l'acqua anche nelle foto più belle non è così azzurra, forte e intensa, quindi comunque vado ad abbassare questo valore di saturazione e lo vado a mettere a meno 80, quindi tantissimo, cioè la desaturo molto. Andiamo sull'azzurro, diciamo che il verde, azzurro e blu sono i colori principali nella modifica di questa foto, e ho trovato che a me personalmente piace quando l'azzurro tende un po' al blu e il blu tende un po' all'azzurro, quindi è quello che andrò a fare. Innanzitutto nell'azzurro metto più 65, quindi che vira bello verso il blu. Ovviamente aumento la saturazione perché voglio che questo colore ci sia e sia persistente, ed aumento anche la luminosità, questo semplicemente perché va a cambiare praticamente il colore appena sotto l'onda, e mi piace che il colore sotto l'onda sia bello bello acceso. Per quanto riguarda il blu invece, tra l'azzurro e il viola ovviamente lo faccio virare verso l'azzurro, quindi metto meno ad esempio 25, va bene, 25, ed aumento sia la saturazione sia la luminosità, sempre per lo stesso discorso di prima. Per quanto riguarda invece il viola ed il rosa, non ci sono particolari sfumature di questo colore, forse un pochino sul cielo il blu può tendere al viola, quindi vado semplicemente a desaturarlo un pochino, cioè lo vado proprio a desaturare, e anche il rosa un pochino lo desaturo, ma niente di che. E così abbiamo finito la nostra parte dei colori in sé per sé, e possiamo vedere quanto sia essenzialmente cambiata la nostra foto, soprattutto lo possiamo vedere nell'acqua, che è diventata da verde e giallina a bianca e azzurra. Sempre per quanto riguarda i colori, ci sono questi valori qua. Per una foto con questa percentuale di acqua, quello che vado a fare è rendere la temperatura un po' più fredda. Come potete vedere, questo andrà a ridare giallo alla nostra foto, che era proprio quello che volevamo levare, quindi noi andremo magari un pochino più sull'azzurro, in modo tale da dare sempre questo aspetto blu e azzurro alla nostra foto. Metto una tinta un po' rosata perché mi piace tantissimo come effetto nelle foto, questa ovviamente non è una cosa necessaria, però non lo so, a me piace veramente tanto quando però è tutta, non è solamente ovviamente un pezzo di rosa, allora quello magari lo levo come abbiamo fatto prima, però la tinta rosata è veramente carina. E poi ci sono la vibrazione e la saturazione dei colori, e queste mi piace di solito aumentarle un pochino perché rendono appunto i colori un po' più vividi, più saturi, e non ho detto niente di nuovo. Vi faccio vedere la differenza tra levare la vibrazione dei colori e aumentarla. È ovvio che si vada ad aumentare, cioè diventa proprio più bella la foto, almeno per mio gusto personale. E così possiamo dire di aver finito completamente la parte dei colori. E questo qua per ora è il risultato finale. Poi cosa andiamo a fare? Andiamo nella parte light, quindi appunto nella parte delle luci. E ovviamente una volta che inizierete a modificare di più le vostre foto, vi renderete conto di quali saranno le vostre azioni preferite. Ad esempio, io so assolutamente che mi piace molto aumentare i contrasti, diminuire le ombre, aumentare gli highlights, quindi appunto le zone di luce molto forti. Io so già che dovrò andare a fare queste foto nelle mie foto, però dovrò andare a fare queste modifiche nelle mie foto. Però ovviamente la prima volta, anzi le prime volte che mi sono messa a modificare delle foto, non sapevo bene come farlo, quindi il metodo è sempre quello: prendete un determinato valore, andate prima di qua, poi di là, e guardate qual è la cosa che vi piace di più. In particolare in questa foto mi piace aumentare un po' l'esposizione, ovviamente aumentare i contrasti, aumentare gli highlights perché è quello che darà l'aspetto proprio cristallino alla nostra acqua, aumentare le ombre, ma in questo caso aumentare vuol dire diminuirle, perché più si andrà da questa parte e meno ombre ci saranno, più si andrà da questa e più ombre ci saranno. In particolare vado ad agire un po' sulle ombre del corpo, quindi in realtà le diminuisco nonostante il numero aumenti. Aumentare i bianchi, perché questa diciamo è la parte fondamentale di quando si modifica una foto con l'acqua. Questo sarà proprio quello che cambierà fondamentalmente l'aspetto di tutto il gioco di luci che ci sta sull'onda. E adesso andrò a diminuire i neri, però anche in questo caso vorrà dire aumentarli, anche se proprio di poco perché non voglio esagerare. Non so nemmeno se sia effettivamente cambiato qualcosa con questi neri. Un pochino, dai, un pochino sì. E quindi questa qua fondamentalmente è la nostra foto che sta prendendo vita. Infine ci rimangono FX and Detail, che sono le ultime cose che vado a modificare nel momento in cui poi voglio postare una foto su Instagram. La prima cosa che vado a modificare sono gli effetti. Negli effetti abbiamo in particolare due voci che rendono proprio la foto, la cambiano completamente a mio avviso, e che quindi sono proprio necessarie nel momento in cui vado a fare un editing, che sono in particolare Clarity and the Haze.
e vado ad aumentare entrambi, e adesso vi farò vedere proprio come cambierà l'effetto delle luci sull'acqua. Guardate, cioè è assurdo, va a cambiare completamente la foto, cioè la rende proprio bellissima. E quindi li vado ad aumentare tantissimo, perché i giochi di luce sull'acqua in questo modo sono stati accentuati tantissimo. E la stessa cosa vado a fare con The Haze, anche se in minor quantità, perché in questo si vede tantissimo, cioè è una modifica che si vede proprio tanto nella foto e non voglio renderla troppo forte come magari ho fatto con Clarity. Poi andiamo sui dettagli. Sharpening fondamentalmente sarebbe la nitidezza della foto, quindi quanti dettagli si vedono in una foto, e questa la vado ad aumentare. Però dopo tutte queste modifiche, quello che rischieremo di fare è aver aumentato troppo, quasi troppo i dettagli, e questo fa sì che la nostra foto risulti un po' finta, un po' come se ci fosse del rumore tra virgolette nella foto, cioè come se le cose fossero quasi mezze spixellate, non so bene come dirvelo. Quindi un'altra cosa che vado a fare è a fare il noise reduction, che praticamente rende i colori nella mia foto, ma non solo i colori, proprio le forme più fluide, più morbide, più smooth. E quindi questo qua lo vado ad aumentare, anche se non lo aumento tanto perché comunque voglio lasciare tutti i dettagli. E quindi fondamentalmente questa qua è come cambia la mia foto. Poi in particolare io avevo fatto anche una modifica selettiva sul viso dove c'è un po' di ombra. Un'altra modifica selettiva che avevo fatto era per levare questa gocciolina qua, però sono, non ve le faccio vedere perché fanno parte del Lightroom a pagamento, e quindi questa cosa ve la evito, ecco. Mentre la gocciolina si può tranquillamente levare con Photoshop Fix, quindi ci si mettono veramente manco 2 minuti per levarla. E quindi questa qua è la foto. Ricordatevi quindi che il processo per modificare una foto è abbastanza semplice: aprite l'applicazione, andate a guardare i colori che ci sono, andate a modificare in particolare quei colori, poi i colori tutti in generale, le luci, le ombre, e poi date questi tocchi, questi effetti di nitidezza, di chiarezza, che rendono la foto molto più, diciamo, forte all'occhio. Non so come spiegarvelo bene, è proprio una cosa che dovete semplicemente vedere per capire. Non c'è un modo unico per modificare una foto, magari la mia foto un fotografo l'avrebbe potuta fare in maniera completamente diversa, semplicemente c'è il gusto personale, quindi andate e fate quello che vi piace e sicuramente verrà una cosa carina. Vi ripeto, non essendo una fotografa professionista, posso aver sbagliato tantissime cose o posso non essere stata chiara nell'esplicazione di come modificare una foto, in particolare questa qui che avevo deciso di prendere in considerazione. Se così è stato, mi dispiace, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!